Sam! Deadman. Per fortuna ti sento. Dove sei? Non ne ho idea, vedo soldati e carri armati. Le uniformi sono di un secolo fa. Seconda guerra mondiale, credo. Hai visto l'uomo alla guida dei soldati? No. Credo sia il tizio di cui ci hai parlato. Quel guerriero pezzo di merda che dava la caccia al bebè. Sarà lui a farci tornare, vero? Non chiederlo a me, è la mia seconda volta. Senza BB sarà difficile trovarlo. Il BB è in forma sbagliante ed è qui che ti aspetta. Dove ci vediamo? Vicino a te c'è qualcosa di insolito o particolare? Sono nelle fogne, aspetta! Vedo una torre attraverso un buco, una torre quadrata proprio sopra di me. Va bene, la trovo e cerco l'ingresso delle fogne.
Puoi restare lì fermo? Volentieri, fermo e immobile. Beh, se ci metto troppo, ti dovrai muovere. Cosa? Quel maledetto guerriero non cercava me, cercava il BB. Oh, cazzo! Eh già, se cerca qualcuno, quello sei tu. Oh no, vedi di sbrigarti, Sam! Tieni duro, sto arrivando. E non collegare nemmeno il BB, oppure verrà dritto verso di te. Oh, mamma. Non che lo faresti, dato che li odi. L'ho fatto perché ero terrorizzato! Disconnettiti, ora. Già fatto. Non fargli prendere il BB. E come? Se si presenta con i suoi soldati, che cosa dovrei fare? Combattere? Se dovessi scegliere tra il BB e il sottoscritto, beh... Non lo farai. Passo e chiudo. Sam. Sai, la mia vita non è facile. Niente moglie, né figli, né amici. Ho cercato consolazione e compagnia nei morti. Col tempo loro sono diventati parte di me, il 70% di ciò che sono oggi. Ma conoscere te mi ha aperto gli occhi. Tu sei speciale, Sam.
Molto bene, Lou. Ci vediamo presto. Il BB dovrebbe funzionare ora. Fammi vedere. Oh, eccoci qua. Forse questa è una spiaggia speciale per i soldati morti in battaglia. Allora è meglio filare alla svelta. Sì. Mi hai sorpreso. Credevo che avessi abbandonato il mio BB. Una macchina così preziosa? Mai. Allora, condividete ancora i ricordi? Capisco. Resta qui. Adesso ho altri ricordi di cui occuparmi. Vado ad affrontarlo, così potremo andarcene da qui. Sai, Sam, sto iniziando a capire perché il BB è così importante per te. Eh? È solo uno strumento. Vita e morte dovrebbero essere irrilevanti. Ma noi ci siamo affezionati entrambi lo stesso, non è vero? Non è solo uno strumento. Si chiama Lou. Lou, eh? È un bel nome! Oh. Ah. Ah. Oh. Thank you.
credimi. Rivoglio il mio bibi. Nemici ingaggiati. Aprite il fuoco. Forza, forza, forza. Vivi. Bateli fuori. Io sono nato per lottare. Aprite il fuoco!
Avanzare! Io sono nato per lottare. Prendere gli obiettivi. Hai dovuto rinchiuderti in quella prigione. Vivi.
Lu. 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 Come se la passa, Lu? Non reagisce. Visto che ha fatto, sembra che mi abbia preso in simpatia. Avevate perso conoscenza e vi ho fatto portare qui. Avevi ragione. Con quello che hai fatto laggiù ci hai riportati nel nostro mondo. Ho riposto il carico e l'attrezzatura nel tuo armadietto. Sai, hai dormito tutto il giorno, come un sasso. Sono già ritornato a Capital Knot. La spiaggia di Fragile ci è stata molto utile. Sam, io ti devo le mie scuse. Lu era il nome che avevate scelto per il vostro bebè, se ce l'avesse fatta. Avrei dovuto capirlo molto prima. Non so di cosa tu stia parlando. Ho trovato dei documenti di 10 anni fa. Un decesso, improvviso, nel centro di una città. Una giovane donna, nel fiore degli anni. Nessuno l'aveva previsto in tempo utile. Una voragine. Suo marito, che era un membro della Bridges, aveva le Dooms. Ci provò, ma non riuscì a raggiungerla in tempo. L'intera città venne spazzata via. Al suo posto non restò che un cratere e lui. Perché quell'uomo era un riemerso. La gente voleva spiegazioni. Era stato lui a nascondere il corpo della moglie? Un solo superstite, un solo sospettato. Fu facile dargli la colpa, e così avvenne. E ben presto dettero la colpa anche alla Bridges. Lui si sentiva responsabile e se ne andò. E la moglie che era morta si chiamava Lucy. Era in dolce attesa, poveretta. Avevano deciso di chiamare il bebè Lu. Non è vero niente. Invece sì. È stata la presidente a dirmelo. Non faceva altro che parlare di te. Non doveva andarsene così e rompere i rapporti, diceva. Vuoi stare zitto, cazzo? Calmati, Sam. Siediti. Ti ho detto come è fatto il mio corpo. Il 70% è composto da cadaveri. Vuoi sapere il vero motivo di tutto questo? Perché la storia che ho raccontato l'ho inventata tutta io. La verità è che sono io il mostro di Frankenstein. Artificiale, nato da cellule staminali pluripotenti. E quando la scintilla vitale non si è manifestata in alcuni organi, hanno sostituito quelli difettosi con organi di cadaveri. Ma hai avuto un compleanno. Un pupazzo di carne senza anima. Nekka, un uomo morto. I nati nel modo tradizionale hanno le spiagge. Tu ne hai una. E anche il BB. E invece io non ho nessun legame. Né madre, né al di là, né spiaggia. Capisci perché sono ossessionato da tutto questo? Perché sono nella Bridges? Il campo di battaglia, quella sì che era una spiaggia orribile. Ma stranamente non la detestavo, perché sapevo che tu venivi a prendermi. Non mi ero mai sentito così prima. Legato a una persona, a qualcuno. Non saresti dovuto andare via così e rompere i rapporti. La presidente su questo aveva proprio ragione. Non c'era proprio niente che mi trattenesse. Non mi sono mai sentito ben accolto. Ma dai, hanno accolto anche me. Ah, quella. La stringevi in mano. È una vecchia piastrina. È americana. Non è stato facile togliertela dalla mano.
È di Clifford Unger, come puoi vedere. L'ho cercato nel nostro database e l'ho rintracciato. Ha servito nelle forze speciali americane. È stato in Kosovo, Iraq e Afghanistan. E lui? È tutto ciò che ho potuto scoprire finora. Sarai coperto di materia chirale del campo di battaglia. Ti consiglio una bella doccia. Oh, non vengo con te questa volta. La questione Die Hardman non rappresenta più un problema. Ormai le nostre conversazioni non sono più registrate.